Buonasera Jacopo, buonasera Pio, grazie per aver accettato l'invito alla seconda puntata del nuovo format di racconto di una storia. Le regole le conoscete già, ma le ripetiamo: leggeremo un incipit dall'app collegata al gioco e in base all'incipit poi continueremo una storia lanciando i dadi. In base alla figura che esce, ne dovremo raccontare un pezzo di storia e lasciarlo in sospeso per il prossimo giocatore. E poi chi lancia l'ultimo dado deve concludere la storia. Prima respira. Ok. Avete capito le regole? Sì, perfetto. Quindi adesso incipit, ciak e azione. Prendiamo l'incipit. Un giovane entra di soppiatto nella libreria del padre, in quanto gli è stato sempre proibito l'accesso. Curioso di cosa ci fosse nascosto, il protagonista inizia a cercare per tutta la stanza qualcosa di particolare, fino a quando, e si conclude Interessante. così. Allora, l'ultima volta ho iniziato io, nella prima puntata, quindi questa volta faccio iniziare uno degli ospiti. Qualcuno dei due si propone? Faccio io. Prego. Uno a caso. Sì, uno a caso. Anzi, facciamo proprio che li mettiamo sul tavolo così. Prego, si vuole lanciare qui dentro per fare il loro rumore, ma non si preoccupi. Due montagne, un sale da luna. Ed ecco perché non volevo iniziare. Ok, fino a quando montagne, fino a quando non si ricordò una ragazza, un giovane, fino a quando lui non si ricordò del campeggio fatto l'anno prima di notte sotto le stelle. Vai, continua. Io vedo. Devo lanciare un altro dado. Questo dado. Perché no? No, così È un funziona. Tu altro devi diverso. usare. Sì. Lo usavo sempre No, tu devi usare quell'immagine che ti è uscita per raccontare un pezzo di Ok. E storia. vai. Questa cosa. Gira. E Che ti ho detto? Che ti ho allora, detto? ricordandosi del campeggio fatto l'anno prima, con a quanto pare una ragazza non meglio specificata, si ricordò Curioso. che questo campeggio era nella natura selvaggia, in mezzo a... cioè si ricordò proprio che ebbe questo flashback, non si sa perché in questo momento, mentre esplorava la biblioteca di suo padre, ma la libreria di suo padre, ma ebbe questo flashback di questa gita in campagna fatta durante questo campeggio con questa ragazza. Forse perché aveva letto un particolare titolo di un libro, quindi comunque gli ritornò alla mente questo ricordo e si ricordò di quella volta in cui aveva appunto erano usciti insieme e avevano incontrato un sacco di animali in questo luogo di campeggio. Sono usciti degli animali, quindi si ricordò di quando avevano incontrato tutti questi animali e si ricordò tramite questo, cioè sono ricordi a catena tipo Inception. Si ricordò che il padre è un grande appassionato di animali, che tra l'altro il padre è medico, ma aveva pensato anche di fare il veterinario in gioventù, quindi era molto appassionato di animali. E quindi disse: ma sai che c'è? Andiamo un po' a controllare tra i libri gli animali di mio padre. Capito, aspetta, c'è proprio un po'. Va bene, mentre controllava tra i libri di animali del La luna, padre, credo. si penso È sia una uscita la luna, luna, penso sì, sia la una luna luna. con Che delle nuvole. dato di me è uscito. Comunque, mentre quindi controllava tra i libri di animali di suo padre, la libreria, come vedete, Libreria, libreria. la libreria, che succede? Che Sì, tranquillo. va scontato. Succede che tra gli animali, perché è un libro non solo di animali realistici, ma anche di animali magari mitologici, si imbatte nella figura del lupo mannaia, non è un vero e proprio animale, però c'era sul libro di animali e io concludo questo. Una faccia preoccupata? Preoccupata, sì. Essendo la libreria del padre,
guardò fuori dalla finestra, quindi torna alla realtà, guardò fuori dalla finestra e vide questa luna piena, che appunto gli ricordò il libro di suo padre, e gli preoccupò dell'idea che comunque esistesse lui Mannari. Ok. E quindi... domandò, e quindi lei si domandò se lei non fosse un po' Mannari. Esatto. Ok, come... dovrebbe scoprire? Dici tu. Oppure... cazzo, perché se lo domanda? Perché... no, è perplessa, è preoccupata. E poi sono preoccupazione. Ok, va bene. Pietro, ma che cazzo è uscita la faccia perplessa dopo la luna piena? Figa, che cazzo ne so? Vado io, ma ti pare che posso collegare un po' Mannaro con la faccia che piace il genere? Non lo so, si poteva anche dire un'altra luna, non è che... se lo chiedeva, perché in ogni caso nel momento in cui ha visto la luna ha iniziato ad avere un po' di palpitazioni, comunque si è accaldata, siamo in pieno inverno, ha iniziato a sentire calore, ma è un giovane maschio, lui ha iniziato a sentire calore, quindi ha il cuore che accelerava, tachicardia, però proprio lì in quel momento di dolore, di terrore, di ansia, anche di paura per quello che stava accadendo al suo corpo in quel momento, per questo ti chiedevo, non è che sono un Mannaro, poteva essere o qualcosa di strano oppure una semplice palpitazione perché questo si è paranoiato, e in quel momento però comincia ad albeggiare, esce il sole, e contestualizziamo, è uscito un raggio di sole sul dado, quindi inizia ad uscire il sole, le palpitazioni del ragazzo si fermano perché si preoccupa di meno e si rimette nella lettura. E leggendo scopre che suo padre, a quanto pare, oltre ad essere appunto interessato agli animali, col tempo a quanto pare era diventato interessato anche di storia dell'occulto, si era interessato all'occulto, ai lupi mannari, ai vampiri, comunque a creature mitologiche. E sembrava, da determinati appunti che venivano, che lui ritrova nei suoi libri, fogliettini di carte in un libro, fogliettini di qua, soprattutto in quello in cui aveva trovato la foto del lupo mannaro, che sembrava essere uno dei libri più utilizzati da suo padre, sottolineature, evidenziature, non so se si dice così, strappi sulle pagine, pagine strappate da una parte incollate dall'altra, si rende conto che quello è il libro principale, e in ogni caso trova in un po' tutti i libri, ma soprattutto in quello, un bel po' di appunti di suo padre, che lasciavano intendere che lui si fosse talmente tanto interessato all'occulto che ritenesse che appunto queste creature esistessero. A te. Passi la palla. No. Va bene, va bene. È uscito del cibo. È uscito del cibo. Non si, aspetta. Sì, ma c'è anche una mela. Un hamburger, una coscia di pollo e una mela. Ti vorrei raccontare. Tutti vorrei. Quindi abbiamo detto che mentre controlla, quindi preoccupato, questi libri, tra le scartoffie del padre, sorge il sole, essenzialmente. Sorge il sole e si rende conto di essere affamato. Giustamente. Giustamente, no? E quindi esce dalla biblioteca, dalla libreria del padre e si reca nella caffetteria vicina, che era aperta, era sotto il sole, diciamo che è aperta. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Sì, può essere tranquillamente aperta. Può essere aperta e si siede là e riflette, mentre riflette appunto si mette a mangiare, riflette su quello che appunto ha trovato, sugli appunti, anche sul fatto che, come gli è venuto in mente prima, mentre era perplesso, e gli stesso potesse essere, cioè possa essere un lupo mannaro. Mentre sorseggia, mentre mangia un cornetto. E in un bar. È dato lui. Infatti, magari non è più davanti. Musica, note musicali. Quindi metto che era in un bar, che stava mangiando, visto che aveva fame, e... ok, nel bar parte una musica che ricorda molto la sua infanzia, passata col padre, quindi si ricorda molto delle storie raccontate nei libri precedenti, come tutte quelle storie anche un pochino paurose che il padre raccontava da piccola. Il padre raccontava da piccola. Quindi
ricordo tutto quello che ho detto. Aspetta. Vai. Ma è un maschio? È un maschio. È un maschio. Okay. Ma io lo sto facendo femminile semplicemente. Ma è un maschio. C'è scritto un giovane. Ma io ho detto che sei femmina, porca puttana. Non porca troia, non sei altra. Come sta questa femmina? Ma si fa... Qui è una donna. È stata una donna. Sì, ma è un maschio. Che anche lei fosse... Ma infatti non stavo capendo dove sta questa donna. È un maschio, allora, maschio. Allora, sta nel 2022. Lei può decidere con che cazzo vuole di essere. Ma l'hai scelto tu. Tu dici lui, dico lei. Ma qui c'è scritto un giovane. Un giovane? Non questo, questo nasce va. È il contrario. Tu non più male. Continuiamo con la musica. La musica. Quindi questo ragazzo ha le dubbie, le dubbi orientamenti di genere. Identità. Beh, poi che la puttana è l'una di notte o l'una di sonno di pomeriggio, vero? Vai, vai. Parte la musica, vabbè, facciamo il parto d'inizio. Vai, allora, quindi stai in un bar. Stai in un bar. Uscita la musica. Andato. Andati dati. E il ragazzo. Perché si tratta di un ragazzo? L'abbiamo curato. È un ragazzo. Ragazzo. Un ragazzo che ammazza così. No. Come fai a sapere? E mi fa fanculo. Tutto qua. Sì, un giovane dalla mazza così. Parte la musica. Parte la musica. Ah, ok. Vai, parte la musica. Che gli ricorda. Io non mi ricordo. Che gli ricorda. Le notti passate col padre mentre no, non era così, vaffanculo. Beh, morti tra un secondo e me la reinvento. L'infanzia. No, no, zero, parto manca la volta. Sulle ginocchia dello zio. Allora. Ci ho pensato anch'io alle notti passate. Quando ho detto le notti passate col padre, io ho pensato lì, ma col padre. Lui! Maschio, cazzo è maschio, cosa dici? Perché? Ma cazzo, la musica, la musica confonde sempre. La musica. Lei è in un bar, ha fatto colazione. No, lui! Lui! Andiamo avanti. Lui è in un bar. Ha fatto colazione perché ormai era alba. E si sta chiedendo come gli sia venuto in mente. Ma è la mia storia? No, ti sto facendo si sta alterando. Ci ti sto facendo il riassunto di dove siamo. Ah, grazie. Allora, lui è in un bar. Lui è in un bar. Ha fatto colazione, si sta chiedendo: uno, perché cazzo suo padre fosse così interessato ai lupi mannari, e due, ma quanto sono stato scemo a pensare di essere io un lupo mannaro. Prego, è uscita la musica. La musica? Ma sono cazzi tuoi. Non dico più il padre. Vai, vai. Ok. Di quello che vuoi. Musica. Quindi parte. Non parte la musica. Lui, insomma dire lei, lui esce fuori dal bar, mette le sue cuffiette e si dirige verso casa, che abbiamo detto che era vicina, era vicino al bar. E parte la sua canzone preferita. Qui comincia a pensare a tutto quello che ha pensato prima. Comincia a rispondersi a alcune domande, soprattutto su perché lui pensava fosse un lupo mannaro, e quindi andava tutti i suoi cambiamenti nel corpo, tutto ciò, perché io specifico che è una fase di cambiamento, una fase adolescenziale, non lo so, la pubertà, quindi vedere tanti cambiamenti in poco tempo mi ha fatto sorgere qualche domanda, soprattutto dopo aver letto i libri del padre, che magari ha trovato senso tutto quello che lui pensava, che trova riscontro in quello che c'era scritto in pratica. Quindi trovando questo persona... ragazzino c'ha tipo 14-15 anni. Sì. Ok. Ma qui stai dicendo che sta cambiando mentre cresce, visto che è un lupo. Però non abbiamo smesso. No, non stiamo dicendo che sia un lupo mannaro. No, non è un lupo mannaro. Sta crescendo, sta 14-15 anni, che si riveli. Esatto, sì. Quindi ha collegato quello che ha letto nel libro, quindi questa persona che dava la luna piena, batte forte il cuore, le sconti peli, cazzo un lupo mannaro. Un gruppo così, degli enormi. E quindi questo ragazzo, tornando verso caso, con la musica, la sua cosa preferita, magari anche emozionale, qui 14 anni, con musica
triste, collega un po' di cose e comunque e capisce altre cose. Quindi capisci perché lui sta cambiando e è diventato Big Mom. Mamma mia. È diventato il gioco sulla pubertà del memore degli orgogli. La pubertà del ragazzo. E allora non percorre una strada, guarda, c'è un segnale, e porta verso una valle in mezzo ai monti, penso che quello sia rilevante. Sì, sì, sono ciuffettini d'erba, sassolini, è solo artistico, guarda, è un percorso. Bello. E allora, appunto, pensando a questi suoi cambiamenti, alla sua pubertà, si rende conto, inizia a venire l'ansia per quello che è il percorso della vita. Cioè, inizia a pensare effettivamente, io adesso sto attraversando questi tipi di cambiamenti, 2 anni fa facevo le medie, ora faccio il liceo, tra 3 anni già devo iniziare con un nuovo percorso, la vita è proprio un percorso molto lungo, e anche fisicamente sto attraversando determinati cambiamenti, come si fanno a prendere le scelte giuste in questo percorso della vita? Guarda mio padre che voleva fare il veterinario, poi ha fatto il medico e poi a 40-50 anni ha iniziato a interessarsi all'esoterismo. Come posso io, a soli 14-15 anni, capire cosa voglio fare veramente nella vita? E quindi, pensando queste cose, si incammina verso casa. Oggi è sabato, domani c'è la scuola, perché questo ragazzino va al liceo, e questo pomeriggio, a quanto pare, sarà occupato da pensieri profondi e forse indagini su quello che fa suo padre. Ma è l'alba? Sì, è l'alba, perché oggi è domenica. Non c'è scuola? Non c'è scuola, è domenica. Hai detto scuola? No, ho detto che non c'è scuola, il giorno dopo. Ah, ok. Allora, oggi è una giornata dedicata a se stesso. Ok, per lui. Prego. È un pulsante. Va bene, quindi passata la giornata a comunque dedicarsi a questi pensieri riguardanti il suo futuro, insomma, quello che deve fare, quello che ha fatto suo padre, il percorso che dovrà intraprendere, arriva lunedì, va a scuola, passa la sua giornata comunque con i compagni, normale, si dimentica anche di tutti questi pensieri anche negativi un po' paurosi guardanti i lupi mannaggi, questa roba qua, e poi si reca di nuovo alla libreria del padre nel pomeriggio, sempre di lunedì, e mentre comunque armeggia sempre in quella, quindi è il giorno ancora dopo, no, è sempre, è, no, non è domenica l'ha passata appunto a pensare. Ah, ok, giusto, okay. Giusto. Arriva lunedì, va a scuola, si fa infatti sulla scuola con i compagni, poi dopo il pomeriggio va alla libreria del padre, gestita adesso comunque dalla madre. E il padre è morto. Lo sapevamo. Ma io adesso. Ma poi non era libreria, questa libreria questa in casa. Sì, comunque era un negozio di. Ma perché non immaginavo un negozio di? Benissimo, quindi la storia si sta evolvendo. La libreria è un negozio di libri e il padre è morto. A me piace tantissimo. Facciamo un fantasma e mi esce, godo. Oddio santo. Continuo così, va bene? Sì. Vabbè, quindi si reca alla libreria, il padre è morto ormai da qualche. Quindi per questo lui si era interessato appunto al scartoffio vario del padre. E mentre entra in libreria, quindi si è dimenticato dei vari pensieri di domenica, e però entra in libreria e si ricorda appunto di tutti questi vari drammi. E quindi torna nel reparto mistico, dove stavano gli animali, anche animali magari un po' più mitologici, non reali. E mentre armeggia con i vari libri, scatta sento un suono, sento un clank e inizia ad aprirsi un passaggio nella libreria, però è appunto è chiusa, il primo pomeriggio non è ancora aperta, ok, è chiusa, lui può entrare a fare il cavolo che vuole perché è il proprietario comunque, no?
Magari facciamo poi che questi scaffali sono pure tipo nello studio del padre. Sì, c'è un passaggio segreto che entra. Poi sono lì preso lui. Hai ragione. Chissà che c'è sotto nel passaggio segreto. Comunque, hai ragione. Nello studio del padre si apre questo passaggio che porta in un seminterrato. Un pulsante. Io un altro ragazzo. Abbiamo perso una clessidra. Quindi il ragazzo scende dove aveva aperto la botola, la cosa mi segreta, comunque scende le scale, si trova in una cantina buia e cosa da dire, in cui ci rimane per ore, perché sono dei libri, dei vecchi manoscritti, non del padre ma probabilmente del nonno, dei bisnonni, non lo so, e si mette a leggerli tutti. E sono comunque abbastanza particolari, parlano di tutt'altro tipo che faceva il padre. Il padre era veterinario, medico, poi appassionato alla... anche morto dall'altro. All'occulto. Esatto, all'occulto, mentre gli antenati, anche i nonni, i bisnonni, eccetera, erano più interessati alla letteratura. Aspetta, c'è una minchia! Va bene, la facciamo psicologica questa storia. Allora... Io cercavo di buttarla sull'uomo mannaro, però no. La facciamo psicologica questa storia. Psicologica. Abbiamo detto che il ragazzo sta attraversando cambiamenti. Non sa che percorso prendere nella vita. Gli antenati sono appassionati di letteratura, raga, questo gli fa lo scrittore. Grazie, preciso. Ok. Tanto okay. Tu non devi più parlare, tu hai finito. Ho finito. Sì, tu hai finito. No. Libri di letteratura, appunto. Okay. Sì, tu hai finito con le libri di letteratura, le tue ultime parole. Dei vestiti. Allora, il ragazzo vede tutte queste cose di antenati, di suo padre, cioè ormai ha ricostruito praticamente la vita della sua la vita della sua famiglia. E quindi cerca, cioè vede appunto con quello che aveva pensato prima, la difficoltà nello scegliere il percorso, nel capire cosa vuole fare nella vita. Vede tutti questi libri dedicati a suoi antenati o appartenuti a suoi antenati, con appunti da qualche parte, altre cose attaccate, incollate, strappate. Comunque un modo, cioè riesce comunque a ricostruire un minimo, ovviamente per quello che può, le personalità, gli interessi di questi suoi antenati, e cerca di mettersi nei loro panni, quindi si immedesima in loro. E cercando di vivere per quanto riesce le vite dei suoi antenati, cerca di capire quale sarebbe per lui il percorso migliore. E quindi, vedendo tutti questi antenati interessati alla letteratura, suo padre interessato all'occulto, lui che comunque in cameretta è pieno di libri di Tolkien, Rowling, capisce che forse nella vita quello che vuole fare è dedicato a quello, come tantissimi dei suoi antenati. E per l'appunto, grazie a questa opportunità, grazie ai libri degli avi, riesce a mettersi nei loro panni e a capire che anche lui vuole seguire quella strada. La storia è finita. No. Anche voi non... C'è un ultimo dado. Una montagna. Una montagna con un germoglio sopra, mi sa che cattedrale questo germoglio. È il fiore del partigiano. A me sembra... Prego, vai. Mentre lui comunque perde tutto questo tempo, no, a capire cosa vuole fare, dai, perché appunto è indeciso e impaurito anche dal suo futuro. Dal suo futuro, perché non sa cosa scegliere, non sa se deve seguire il suo cuore, seguire il padre, gli antenati, eccetera, eccetera. Comunque, io ho detto che vuole scrivere fantasy. Seguire il suo cuore, scrivere fantasy. Scusami, non rida. Io ti il finale, ti non vedo l'ora. Vorrei ci pensare. Allora, mentre comunque pensa così,
vedi che sfoglia tutti quanti i libri, perché proprio lui interessa, lui vuole capire cosa deve fare, chi non vorrebbe capire. Mentre fa questo, si avvicina sempre a uno scaffale, perché in questo momento che è una cantina, è sceso in questa cantina abbastanza buia, tetra pure, con illuminata da mini luce fioca, così. Sempre con questi libri particolari. Prende un libro, ma stavolta è un loop. Ma stavolta si apre su un passaggio, senti sempre il clunk, no? Dell'ingranaggio, ok. Paura. Il gioco mi arriva una fiammata. No! Che non brucia. È così che il ragazzino. Esatto, non avrà nessun futuro. Dopo aver rimane insieme ai suoi nonni. E tutto il resto. Però c'è un mucchietto di cenere. Dal mucchietto di cenere. Sboccia questo. Non è che sboccia, gli salta questo fiorellino. Il ragazzo ha un seme in tasca. Che deve finire sempre così. Quindi alla fine il ragazzino di 14 anni è morto. Ha capito malissimo. Dopo tante vicissitudini. Si deve fare i cazzi su qual era il suo futuro. Ed è morto bruciato. Ma scusami, ma cosa mi posso inventare con questo? Potevi dire all'inizio del senti, era molto poetico. Musicali e... Hai ragione. Magari sarà l'inizio del futuro. Poteva essere molto poetico all'inizio di un radioso futuro. Sì, come è morto. Ma la fiamma da dove arriva? Dall'alto. No, è un sistema di sicurezza. Esatto, perché quel libro non va toccato. Ok. E quindi lui lo tocca. Okay. Un po' potente però. Non c'è niente su questo. Ok, sì. A posto. Allora, l'ultima era fino a lieto fine, questa giustamente è finita malissimo. Ci sono io, può mai finire bene. Quindi grazie ragazzi per esservi prestati a questa esperienza, grazie Jacopo per aver finito la storia, grazie Pio. E quindi salutiamo e arrivederci. Un saluto alle famiglie, a chi ci guarda. Ciao mamma.